un lavoro che per qualche ragione non ti soddisfa. Troppo stressante, ambiente tossico, cannibalizza la tua vita personale o non ti gratifica. Qualsiasi sia la ragione, stai seriamente valutando di tentare una nuova strada. Ti piacerebbe organizzare matrimoni. Ma è una pazzia! Lasciare il posto fisso per un'avventura che potrebbe non avere successo? Con i tempi che corrono? Non hai tutti i torti, Darly, anzi direi che sono dei pensieri più che giusti. La pancia ti dice che sarebbe il lavoro perfetto per te, la testa ti dice non fare cazzate. Sarebbe un salto troppo grande con sotto un precipizio troppo profondo. Ecco perché penso che nella tua specifica condizione dovresti scegliere uno smart startup, ovvero un processo di avvio intelligente per la tua attività di wedding planner. Come si fa? Lo vediamo nel video di oggi. Io sono Monica, aiuto wedding planners e professionisti del wedding a crescere e fiorire. In questo canale parliamo di matrimoni, ma anche di strategie, di marketing, di ispirazioni, di strumenti. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perdere i prossimi video e se vuoi puoi anche avere accesso alle risorse gratuite che ho creato apposta per te per aiutarti ad avere successo con la tua attività. Puoi iscriverti con il link sempre in descrizione. Ci sono un sacco di cose che puoi fare prima di avviare ufficialmente la tua attività. Tante cose che sono sotto il tuo diretto controllo e che ti permettono di costruire un ponte sul precipizio da saltare. Un precipizio che puoi rendere semplicemente un mind gap, come quando sali ad esempio su una barca a vela attraccata in porto. Se non è proprio attraccata corta, devi fare alla fine della passerella un piccolo balzello. Oppure come quando prendi la metropolitana a Londra, il famoso mind gap. Mind the gap. Puoi costruire il tuo brand, puoi costruire un sistema automatizzato in grado di generare contatti ai clienti e puoi fare esperienza e creare valore per il tuo servizio. Queste cose puoi farle tutte senza aver ancora avviato la tua attività. Puoi farle la sera, puoi farle nei tuoi giorni di ferie, puoi farle nei weekend, puoi farle legalmente senza aver ancora aperto la partita IVA e puoi farle anche con un investimento davvero minimo. Quando la tua macchina sarà pronta, sarai tu a decidere quando mettere benzina e quanta. Un errore che vedo spesso commettere è quello di lasciarsi bloccare dalla paura. Ma se esistesse un metodo che ti permettesse di non averne, se esistesse un modo per gestire questa transizione da dipendente a autonomo in modo efficiente ed efficace, minimizzando quindi il rischio? Il messaggio di questo video è proprio per te ed è proprio questo. Se ti senti strozzata in un lavoro che non ti soddisfa ma che è un reddito sicuro, non hai bisogno di fare nessuna pazzia, amica mia. Inizia a lavorare al tuo progetto senza ancora lasciare il tuo lavoro e capirai da sola quando sarà arrivato il momento del tuo mind the gap.